Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio. Il Bayern Monaco ha vinto contro l'Arsenal 1-0, mentre la sfida tra Manchester City e Real Madrid è terminata 1-1 dopo i tempi supplementari, mentre a passare il turno sono stati gli spagnoli grazie ai calci di rigore 3-4. La sfida a favore dei madrileni. Le qualificate per quanto riguarda le semifinali di Champions League sono Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Real Madrid. Per quanto riguarda l'Europa League, oggi in campo Roma-Milan, Atalanta-Liverpool, Marsiglia-Benfica, West Ham, Bayer-Leverkusen. Per quanto riguarda la Conference, Fiorentina-Viktoria-Plzen, Lille-Aston Villa, PAOK-Salonicco-Brugge, Fenerbahce-Olympiakos. Passiamo alla nostra Serie A con tre notizie, le principali tre notizie di questa giornata e soprattutto anche della notizia di ieri. Ronaldo vince il ricorso contro la Juventus e quindi di conseguenza dovrà pagare 10 milioni di euro. La stessa società bianconera adesso sta valutando tutte le iniziative per tutelare ovviamente il club. Zaccagni ha rinnovato con la Lazio fino al 2029, mentre resterà alla guida della Roma Daniele De Rossi, il tecnico che oggi affronterà il Milan, ovviamente in Europa League, ha convinto la dirigenza dopo l'esonero di José Mourinho. La squadra è riuscita a sollevare le proprie sorti. Passiamo al tennis con l'ATP di Bucarest che ha visto soltanto due partite giocare, ovvero Tablito che ha sconfitto Riedekner con il punteggio di 6-3 e 6-4, mentre Barre ha sconfitto Kokkinas 7-5 e 6-3. Per quanto riguarda le partite di oggi, Cherundolo affronterà Coria, Kamenovic, Martinez, mentre Seibot Wild affronterà Navone. Per quanto riguarda l'ATP di Barcellona, Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Carvalhas Baena con il punteggio di 6-7, 4-6. Stessa sorte per Andrea Vavassori, che ha perso contro Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 3-6, 1-6. Per quanto riguarda gli altri risultati, Trungreliti batte Gerry 7-6-6-3, Thompson batte Munar 6-4-2-6-6-4, Ruud batte Müller 6-3-6-4, Lajovic batte Humbert per 6-4-6-4, Demiurar batte Nadal 7-5-6-1, Tsitsipas affronta e batte Höfner per 6-4-7-5, Fils batte Altmaier per 6-4-1-6-6-1. Nella giornata odierna, Matteo Arnaldi incrocerà le racchette contro Margo Trungleliti. Per quanto riguarda l'Oiras Open, Agamennone è stato sconfitto da Novak 3-6-1-6, mentre Fabio Fognini affronterà Napolitano e Samuel Ruggeri affronterà Elias. Per quanto riguarda l'ATP di Monaco, Draper ha sconfitto Mullecker per 4-6-6-1-6-1, mentre Zverev batte Radionov per 7-6-6-2. Passiamo alla WTA di Stoccarda con Jasmine Paolini che oggi affronterà la Jabeur, mentre ieri la stessa ha sconfitto Ekaterina Andreksanova per il punteggio di 2-6-6-3-7-6. Marta Kostiuk batte la Sigismund per 6-3-6-7-6-4, mentre Anastasia Patapova batte Lyudmila Samsonova per 6-4-4-6-6-3. Coco Gauff batte Sekia Vikheri per 6-3-4-6-7-5. Emma Radupanov batte Angelique Kleber per 6-2-6-1, mentre Arina Sabalenka batte Paola Badosa per 7-6-6-4-3-3, ritiro ovviamente per la Badosa. Nelle WTA di Rouen, Martina Trevisan ha battuto Naomi Osaka con il punteggio di 6-4-6-2 e affronterà Anelina Kalanina, mentre negli altri risultati Anna Carolina Scimilova batte Diane Perry per 3-6-3-1, ritiro per la Perry. Mira Andreeva batte Elina Ansavayan per 7-5-6-4, mentre Sloane Stephens batte Carolina Pliskova per 6-3-6-2. Passiamo al ciclismo. Juan Pelopez ha vinto la terza tappa del Tour of the Alps, il ciclista della Lidl Trek. Nei chilometri finali ha staccato l'ottimo Giulio Pellizzari che si è involato da solo verso il traguardo. Ottima è stata
L'avventura negli chilometri finali di Giulio Pellizzari della WF Group Bardiani CSF Faizanè, che ha tenuto botta fino alla fine, ma alla fine si è reso soltanto a Juanpe Lopez. Terzo posto per Tobias Foss della Ineos Grenadiers, che ha regolato il gruppo. È stata una frazione molto pesante questa del Tour of the Alps a causa del freddo e della pioggia che hanno caratterizzato il clima per tutta la giornata. Una bella vittoria per Lopez alla sua prima stagionale e soprattutto è il nuovo leader della Tour of the Alps in corso la quarta tappa. Per quanto riguarda invece la freccia a vallone, Stephen Williams ha vinto la corsa, ovvero il secondo delle Ardenne, del trittico delle Ardenne. Il ciclista della Israel Premier Tech è riuscito a mantenere la calma e nel finale ha alzato le mani al cielo per primo. Sarà una giornata da ricordare, questa la sua, anche perché è la prima vittoria alla Gran Bretagna in questa importante classica. In seconda posizione è giunto Kevin Vaucluyn dell'Arkea B&B Hotels. Terzo posto per Maxime Van Gils della Lotto Dynasty, miglior italiano Davide Formolo in 24esima posizione. È stata una corsa massacrante sotto ogni punto di vista, tant'è vero che ci sono stati diversi ritiri, infatti hanno concluso in pochi la corsa delle Ardenne. Per quanto riguarda invece la versione femminile della Freccia Vallone, a vincere è stata Katarina Niebi Adanoma, che ha battuto la Vålerenga, mentre terzo posto per Elisa Longo Borghini. Passiamo alla Formula 1. In questo fine settimana ci sarà il Gran Premio della Cina a Shanghai, mentre a 30 anni dalla scomparsa il comune di Imola ricorderà Ayrton Senna con un nuovo progetto dell'artista Stefano Pierotti. Passiamo al basket. Nella finale d'andata della Europe Cup, Chemnitz-Başakşehir è finita 85 a 74. Ottime notizie invece per il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci, che è stato dimesso nella giornata di ieri dopo un incidente automobilistico occorso il 6 aprile. Passiamo all'NBA con le due partite che si sono svolte nella notte italiana: Philadelphia Miami Heat 105-104, mentre Chicago Bulls Atlanta 131-116. Leonard Caivi è invece completa il roster degli Stati Uniti per le Olimpiadi che si svolgeranno ovviamente a Parigi, mentre mano pesante da parte della disciplina dell'NBA per quanto riguarda il reparto delle scommesse ha eliminato e bandito a vita il cestista Jonathan Potter dei Toronto Raptors. Per quanto riguarda invece il volley, tornando qui in Italia, la Prosecco Docky Monaco Conegliano è stata sconfitta da Saviano del Bene Scandicci per 2-3, ovviamente. Questi sono valevoli per quanto riguarda il volley femminile, mentre per quanto riguarda quello maschile, nella finale terzo-quarto posto, Istat Trentino ha vinto gara 1 contro Allianz Milano, mentre oggi alle 20:30 ci sarà Sissusa in Perugia contro Mitvero Volley Monza. Sono state definite anche i playoff delle Challenge per l'accesso alla Challenge Cup: Rana Verona contro Valsgruppo Modena e GasGas Salisbury Energy Piacenza contro Cucina Loop Civitanova. Passiamo ai tuffi: sono state diramate le convocazioni per le finali di Coppa del Mondo a Xi'an. Per quanto riguarda le italiane, sono state convocate Elena Bertocchi, Maya Bigelli, Riccardo Giovannini, ovviamente uomini, Sara Jonin Di Maria, donne, Andreas Sargent Larsen, uomini, Lorenzo Marsaglia, uomini, Giovanni Tocci, uomini e Chiara Bellican, ovviamente, per le donne. Passiamo alla curling, ai mondiali di doppio misto a Östersund in Svezia dal 20 al 27. Questi sono i gironi. L'Italia è stata inserita nel girone A insieme a Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Svizzera e Turchia. Nell'altro girone invece ci sono Australia, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia e ovviamente gli Stati Uniti. Passiamo al tiro al segno, sono stati assegnati altri due pass non nominali nella pistola sportiva dei 25 metri femminile che sono stati alla Germania ed Ungheria. Le prove ovviamente sono state fatte a Rio de Janeiro, in Brasile. Nella carabina a tre posizioni da 50 metri femminile passano le eliminatorie Martina Zivani, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello. Nella pistola automatica 25 metri maschile
Massimo Spinella è sesto, mentre Riccardo Mazzetti in 19ª posizione, mentre Andrea Masurato è in 25ª posizione. Nella carabina 3 posizioni 50 metri maschile superano le eliminatorie Edoardo Bonazzi, Simon Weiler e Lorenzo Bacci. Oggi alle ore 14 ci saranno le qualificazioni automatica pistola 25 metri maschile, qualificazione carabina 3 posizione 50 metri maschile alle ore 15. Ore 17:30, qualificazione carabina 3, posizione 50 metri femminile. Passiamo al tiro al volo. I convocati dell'Italia per il Preolimpionico di Doha sono Bacosi, Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tamaro Cassandro, Mauro De Filippis, Massimo Fabrizi, Luigi Lode, Maria Lucia Palmitessa, Giovanni Pelliello, Gabriele Rossetti, Jessica Rossi e Simona Scocchetti. Passiamo al rugby, alla Serie A Elite sono state svelate le squadre dei playoff. Ovviamente saranno Vadiana, Rovigo, Petrarca Padova, Vallo Rugby Emilia, Colorno e Mogliano. Passiamo al golf, ci sarà il via del Championship Chevron con la favorita Nelly Korda, ma attenzione anche a Lilia Wu, Brooke Ederson, Jin Yong Ko e Lydia Ko. Queste potrebbero essere le outsider per la vittoria del Chevron Championship. Passiamo alla box, sono stati sorteggiati i tabelloni degli europei con Tommaso Sciacca che sortirà gli ottavi di finale 54 kg contro Dyson. Giuseppe Canonico invece partirà agli ottavi nei 57 kg contro il croato Vide. Francesco Iozza invece affronterà Shumikov, scusate la pronuncia, nei 60 kg, nei 63 kg e mezzo Giacomo Gianotti affronterà Vadzim, nei 71 kg Gabriele Rudy Rotani ai 16esimi incrocerà i guantoni contro il turco Erdemir, Remo Salvati affronterà nei 75 kg il croato Debanic. Alfred Comedy nei 16esimi degli 80 kg affronterà Sultan, il turco Sultan. Vincenzo Lizzi sfiderà invece il rumeno Paul Andrei Aradoi negli 86 kg. Giovanna Marchese ai quarti di finale nei 48 kg affronterà la spagnola Ortega. Stessa identica cosa, mentre per Olena Savchuk, che affronterà nei 54 kg la turca Abkas, mentre Rebecca Nicoli affronterà nei 60 kg la turca Ozer. Infine, Assunta Canfora, nei 63 kg, agli ottavi di finale, incrocerà i guantoni contro la slovacca Kubalova. Infine, Jessica Galizia, nei 75 kg, affronterà la turca Isidar. Passiamo alla WWE, è ufficiale, ho dovuto tenerlo segreto, ma finalmente posso annunciare di aver firmato con la WWE. Andiamo. A dirlo è stato l'azzurro Julian Baldi. Dopo l'arrivo di Fabian Aichner, un altro italiano salirà sul ring della compagnia di Stanford. Ovviamente, per quanto riguarda l'inizio, sarà probabilmente NXT e poi magari potrebbe arrivare, come è successa per Fabian Aichner, l'odierno Vinci, nel roster principale, che sia Raw oppure SmackDown. Passiamo all'equitazione. Nella finale della Coppa del Mondo di equitazione a Riyadh lo svedese Erik von Eckelman insieme a King Edward è in prima posizione davanti a Peder Frederiksen e terzo posto per Hans Dieter Drer. Charlotte Fry invece vince il Grand Prix delle finali di Coppa del Mondo di Dressage sempre a Riyadh. Passiamo al pentathlon moderno ad Ankara nella World Cup che si sta svolgendo appunto in Turchia. Matteo Cincinelli e Giorgio Malan insieme a Roberto Michelis hanno staccato il passo per le semifinali, mentre Mattia Parisi è stato eliminato. Finiamo la nostra edizione del nostro telegiornale con la ginnastica artistica. Salvatore Maresca e Martina Maggio sono stati eliminati dalle finali di Coppa del Mondo che si stanno svolgendo a Doha. Con questa notizia è tutto. Vi auguriamo una serena giornata.